Sono venuto qui a Candoni, sto parlando con gli autisti responsabili del sito di ATAC ed è la situazione qui è vergognosa. Ti ricordi che ti chiamai e tu mi avevi detto no, ma vedrai che con la questione dei parcheggi si risolverà. È un commercio di rifiuti illegali sotto gli occhi di tutti. La questione è che loro non li possono proprio toccare i rifiuti, cioè è questo dice il decreto, cioè lo può fare solo l'AMA. Solo le ditte autorizzate ufficialmente. Sono venuto a fare questo blitz qui oggi proprio al deposito di Candoni. È gravissimo che l'ATAC ancora non mi abbia fatto entrare in qualità di consigliere regionale e membro della commissione mobilità, ma su questo apriremo un capitolo a parte, però sta di fatto che siamo qui per cercare di spronare le istituzioni, a partire dalle forze dell'ordine fino ad arrivare ad ATAC, per la tutela degli autisti e dei dipendenti di ATAC che vivono quotidianamente questa grave situazione. Tanti cittadini romani che si sono esasperati e si sentono ospiti a casa propria, si sentono cittadini di serie B perché loro, se facessero una cosa di questo genere, verrebbero presi dalle forze dell'ordine e portati in carcere. Questi fanno come gli pare e questo non può più andare avanti.